Roma, riviviamo il passato, 1930. L'elicottero da Scanio, primizia italiana, ha intenzione di andare a visitare le nuvole. Ma il giovane aspirante farà un saltino di mezzo metro e poi riassaggerà la terra. L'idea però continua a ruotare per il capo dei costruttori. Storia di 20 anni, oggi riassunta dal conte Manzolini qui con l'ingegner Bordoni, inventore del dispositivo che ha permesso di giungere al nostro italiano BGM2. L'asso Donati, protagonista di memorabili record, controlla il comando di passo ciclico delle pale. La variazione di incidenza imprime il moto di traslazione. Il motore di 80 cavalli consente un'autonomia di 600 km a una media di 170. Sta partendo per la Fiera di Milano, dove a milioni di visitatori farà alzare gli occhi al cielo.